No, tranquilli. Oggi non ci sono nodi da collegare o workflow da vedere. Oggi vediamo Forge e come lavorare con Flux. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. L'ultima guida che ho fatto era relativa a Flux 1, questo nuovo modello che sta letteralmente stravolgendo il mondo della generazione di immagini AI open source. Era fatto però su ConfUI, che è un'interfaccia molto personalizzabile, molto potente, ma che è anche tanto ostica per chi sta iniziando o per chi non ama particolarmente i nodi. Perciò mi sembrava giusto farlo anche su Forge. Vi consiglio comunque di guardare l'altra guida perché non tratterò esattamente le stesse cose che ho trattato in quell'altra perché altrimenti sarebbe proprio un clone, ma cambiando solamente l'interfaccia. Nell'altra analizzavo un po' più in dettaglio il modello, i dati tecnici e tutto quanto. Qui vedremo essenzialmente come generare con Forge. E una cosa che ho scoperto sperimentando è stata che inizialmente, almeno fino a qualche giorno fa, i tempi di generazione con Forge erano incredibilmente più bassi, avendo delle differenze veramente abissali, roba del tipo che con ConfUI con la dev generavo in 20 minuti, mentre con Forge in 1 minuto e 55. Allora ho chiesto su Reddit se fosse un problema mio o se fosse un problema di tutti quanti. A quel punto non so se grazie alla mia richiesta, che ha mosso un po' le acque perché era già in ballo questa situazione, si è capito che ConfUI aveva un problema. Prima di tutto il problema era legato ai PyTorch. Avendo i 2.4.0 andava veramente più piano rispetto ai 2.3.1, che vi consiglio su ConfUI per generare un po' più veloce, almeno finché non sistemano. Ma al di là di questo sono stati necessari un po' di aggiornamenti su ConfUI per avvicinarsi a Forge. A distanza di giorni vi dico che non è ancora uguale, secondo me. Forge riesce a generare veramente in modo molto più veloce e vi lascerà impressionati perché, considerando in quanto tempo genera con Stable Diffusion XL e quanto bene fa le immagini Flux, avere un tempo di 1 minuto e 50 con la dev è veramente impressionante. Il suo creatore, che è lo stesso di ControlNet, di Focus, di EasyLight, insomma un genio praticamente, ha fatto veramente un bel lavoro. Andiamo a vedere allora come generare e come utilizzare i modelli. Dato che anche su Forge è possibile usare quelli con tutto integrato, oppure con Clip, VAE e T5 separati. Ci sono anche altri tipi di modelli che sono i GIF, che non ho trattato nella guida, ma che stanno iniziando a prendere piede adesso. Non l'ho fatto perché è ancora poco chiaro come utilizzarli, quale utilizzare, quali sono migliori. Tutto troppo movimentato per metterlo così in modo arrangiato, e allora magari lo vediamo più avanti, ma andiamo a vedere su Forge come generare in modo ultra veloce. Partiamo dalla nostra cara Forge. Se non l'avete ancora installata, avevo fatto una guida su come installare Forge, ma noterete che adesso è leggermente diversa e cambiata. Io l'avevo messa da parte un attimo perché ovviamente con ConfUI si può personalizzare tantissimo il workflow. Vediamo qua sotto la versione in cui sono adesso e che Torch e Xformer ci sono installati, e la stessa versione ve la consiglio su ConfUI in modo da fare generazioni un po' più veloci. Ovviamente facendo questo aggiornamento vi cambierà drasticamente l'interfaccia faccia e anche molto del codice che c'è sotto, perciò le estensioni è molto facile che vi diano problemi se le avete già su. Perciò fate attenzione se volete generare con Flux ma non volete perdere le vecchie estensioni e come stanno andando, fate una nuova cartella da zero piuttosto, non aggiornate quella vecchia. Per aggiornare la cartella c'è sempre il solito sistema: andate nella cartella di Forge, qua in alto fate CMD. Vi apre il terminale direttamente dalla cartella e fate git pull. Fate invio, vi fa il controllo. Io in questo caso sono già aggiornato, ma ovviamente fatelo senza il terminale di Forge aperto, cioè chiudete prima questo e poi fate l'aggiornamento. Altrimenti, se volete farglielo in automatico ogni volta che aprite Forge, andate sul Web UI User Bat, fate modifica nel blocco note e a questo livello mettete git pull. Lui ogni volta che avviate Forge vi farà un controllo e ve l'aggiorna automaticamente. Mi raccomando, considerate sempre quello che ho detto prima: se dovete solo generare con Flux, allora ok. Se invece avete tantissime estensioni e già fate altre cose con Forge, fate attenzione ad aggiornarla perché potreste avere problemi con le vecchie estensioni. Per vedere tutto quello che è stato aggiunto, soprattutto legato a Flux, andiamo sulla pagina di GitHub di Forge, soprattutto in questo aggiornamento fatto direttamente da Liasviel, o come si pronuncia, e vediamo pezzo per pezzo. Qui ci fa vedere che cambiando i vari punti
pulsantini. Possiamo passare da Stable Diffusion, XL, Flux e via. Non credo sia ancora supportato Union e forse neanche Pixar Sigma, però non sono sicuro su questo. Qui spiega che è riuscito a implementare il Byte Send Byte Low Bit Acceleration su un software di Image Diffusion, anzi si vantava anche, ma in realtà non è il primo, cioè un'altra persona. E qui sotto velocemente spiega che è uno standard low bit di accelerazione che è già usato in molti LLM come Llama, Pi, eccetera. Ma andiamo alla parte con i checkpoint. Lui mette in ordine questi due come supportati, anche se in realtà mette l'alternativa se per caso volete elaborare con i modelli originali oppure con i GIF, che sono un altro tipo di modello particolare, e avere i clip separati. Come ho detto nella guida con ConfUI, se non volete complicarvi la vita usate questi qui, anche perché suppongo che l'utilizzo di Forge spesso è legato a chi sta iniziando o a chi non ha molta voglia di impazzire fra modelli e cose complesse alla ConfUI. Perché sceglierne uno o sceglierne un altro? In realtà la motivazione principale è solo una. Se scendete qua sotto spiega che se avete un RTX 30 o 40 potete usare l'NF4, altrimenti è meglio usare l'FP8. In realtà funzionano questi modelli con le serie 20 o le 10. Il problema però è che va tipo in modalità slow, perciò non c'è un vantaggio reale nell'usare l'NF4 rispetto all'FP8. Di conseguenza, se avete una scheda più recente potete provare questa versione ottimizzata, mentre questa è utilizzabile da tutti, sia con quelle vecchie che con quelle nuove. Se voi cliccate su uno di questi modelli vi apre a Game Face e qua fate download. Una volta scaricato lo mettete nella cartella di Forge Models Stable Diffusion. Vedete, io sia il dev che lo snell in versione FP8. Stessa cosa per l'NF4, lo mettete nella stessa cartella se l'avete scaricato. Mentre, come dicevo prima, questi qui, se avete l'hardware a disposizione e volete la versione più alta di qualità, diciamo, decidete qua quale scaricare. Questi sono quelli originali di Black Forest. C'è il Flux 1 Dev che pesa 23 giga, oppure c'è lo snell e sono sempre 23 giga. Questi, come spiega qui, vanno messi in Models Stable Diffusion uguale a prima, sempre qua dentro. Poi dovete scaricare il Clip L e il T5 cliccando qui o qui, sono gli stessi modelli ma in pagine diverse, e dovete scaricare il Clip L e il T5 o FP16 o FP8, e questi, come spiega, vanno messi in Model Text Encoder esattamente qui, li buttate qua dentro. Dopodiché vi servirà il VAE, che non hanno messo il link, non so come mai, ma lo trovate a questa pagina che poi vi linko sotto. Lasciate perdere che ci sia scritto Schnell, ma è il VAE che va bene per entrambi, e questo lo mettete sempre in Models ma VAE qua dentro. In questo modo scegliete voi come elaborare, se usare i modelli con dentro tutto oppure se il vostro hardware è molto potente decidete di usare quelli originali della Black Forest Lab da FP16 e avere la massima qualità possibile. Se scendiamo qua sotto inizia un po' a spiegarci com'è cambiata questa interfaccia. Innanzitutto ovviamente dovete impostare Flux. Se noi torniamo di qua possiamo fare Stable Diffusion, XL, Flux e cambiano dei tasti qua sopra. Qua se non vedete i checkpoint fate il refresh e impostate poi i modelli che avete. Io metto il dev, l'ho rinominato io così per capirci qualcosa. Usando il modello tutto incluso non ho da poter scegliere ovviamente il VAE, il text encode. A seguire abbiamo il Diffusion in Low Bits, che potete scegliere voi fra le varie tipologie, ma in realtà potete anche lasciare su Automatic in modo che decida lui qual è il giusto Diffusion, come spiega esattamente in questo punto qui. La grafica è leggermente diversa, probabilmente perché con vari aggiornamenti hanno cambiato. Scendendo abbiamo una parte molto interessante che fa capire come sia stato ottimizzato molto di più Flux su questa web UI rispetto alle altre. Parte da un presupposto, ovvero Flux 1 Dev FP8, che è quello che ho caricato io, chiede 12 giga di VRAM. Qui abbiamo un esempio dove c'è una scheda video da 8 giga di VRAM e un sistema con 32 giga che caso vuole sia esattamente come il mio, mostrando una memoria condivisa di 16 GB. La differenza fra swap location, fra CPU e shared, è che nel momento in cui scegliete qui queste opzioni, nel vostro task manager andrà a occupare la memoria che serve in più del modello
o sulla memoria o sulla memoria GPU condivisa, come fa nell'esempio qui. Vedete che se impostate su CPU va nella memoria, se impostate su shared va in questa qui sotto aumentando, mentre nella GPU weights, che è l'ultimo valore, gli dite quanto può andare a occupare la VRAM della vostra scheda video. Io vi consiglio di lasciarlo così come l'ha impostato lui, cioè non al massimo e neanche a pochissimo, perché poi la generazione potrebbe prendere veramente tanto se andate a scendere troppo. E l'ultima opzione è lo swap method. Qua cerca di spiegarlo, ma in realtà non è semplicissimo. Cioè in QE mette in elaborazione i vari layer sulla GPU uno dopo l'altro, come una coda giustamente, mentre async ci sono due processi che lavorano praticamente insieme. Da come spiega qui, l'utilizzo dell'async e dello shared dovrebbe migliorare le prestazioni, sul mio computer invece peggiora. È una cosa che dovete provare voi, a vedere se va bene già così com'è, che è facilissimo che sia così, oppure provare in shared lasciando QE, oppure mettendo async con CPU. Insomma, fate delle prove e vedete cosa viene meglio sul vostro computer. Se avete dei problemi di crash legati a quello che si riferisce in questo punto, vi spiego esattamente cosa disattivare per evitarlo, ma è una cosa che a me sinceramente non è successa. Torniamo un attimo sulla web UI e a seguire abbiamo il prompt come sempre, ma vedete che non c'è il negative. Questo perché, come dicevo anche nella guida di ConfUI, quando il CFG scale è a 1 non serve il negative perché lui lo ignora completamente. Al suo posto però c'è il distilled CFG scale. Torniamo ancora su quella pagina e qua parla del distilled CFG guidance. Allora spiega che Flux Dev, che è la versione che stiamo utilizzando, è un modello distillato. È raccomandato avere il CFG a 1 e perciò non potete usare il negative prompt. Si usa il distilled CFG guidance al suo posto e il valore base è 3.5. Non so dirvi esattamente la differenza, però è come se fosse un CFG legato a Flux, perciò dovete un attimo testare sulle vostre generazioni se aumentare o diminuire questo valore vi migliora la generazione in particolare. Per il resto è Forge, esattamente come prima, è cambiato un po' ovviamente come grafica perché è anche passato a gradio 4.40 al momento. Il prompt dovete scriverlo adesso in stile Flux. Facciamo un esempio, rimetto questo qua che avevo messo per fare delle prove. Dovete spiegargli un po' cosa state facendo, è più discorsivo rispetto a Stable Diffusion XL, cercate di essere più dettagliati possibile. Una cosa che può tornare veramente utile nella generazione è il fatto che potete anche specificargli un pezzo alla volta in modo più dettagliato. Per esempio proviamo a mettergli un prompt così. Vedete, gli dico che il soggetto è fatto in un modo, i vestiti sono fatti in un altro, l'ambientazione, la ripresa, lo sfondo. Voi provate sempre a dargli più dettagli possibile, poi non è detto che lo faccia, si spera sempre che lo faccia, però il più delle volte vi segue. Altra cosa, proviamo ad aggiungergli anche questa cosa qui, cioè il testo c'è un'insegna con scritta questa frase e gli dico anche il tipo di font. Più andiamo in dettaglio così più diventa complesso, però alle volte vi segue molto bene, perciò provateci sempre a dirgli qualcosa in più e soprattutto anche cose che sembrano veramente troppo dettagliate, voi provateci. Per quanto riguarda il sampling method e lo schedule, finalmente li hanno divisi anche in Forge. Ora non c'è un sampling method consigliato per Flux, solitamente con Euler e Simple si hanno già degli ottimi risultati, ma fate sempre delle prove e vedete cosa vi viene meglio, sia come sampling method che come schedule type. Come sampling step, siccome usiamo la dev, partiamo da 20, ma potete diminuire o aumentare gli step, ovviamente non metterne 100 che non ha alcun senso, quelli consigliati sono 20. Se come modello avete caricato lo Schnell, dovrete mettere 4 come step e non più 20, perché lo Schnell funziona come se fosse un modello turbo o hyper, di conseguenza dovete mettere gli step consigliati che sono 4, ma in questo caso lo riporto a 20. Il resto è la risoluzione, che scegliete voi quale volete, però tenetevi vicino a quelle di Stable Diffusion XL, perché se non ricordo male siamo vicini come risoluzioni, sempre per un discorso di tile, perché devono tornare come tot pixel. E il distilled è quello che abbiamo visto prima, io lo lascio a 3.5, adesso tolgo questo seed che era quello vecchio e provo a generare così. Perfetto, ha generato, questa è la generazione.
ha fatto l'insegna esatta, perché gli ho detto cavallo donato. Il font, vabbè, typewriter, non so se è macchina da scrivere, perché l'ha sfumato veramente perfettamente, sembra proprio una foto. E tutto sommato l'ha fatto perfettamente, cioè ha messo il cappello, ha messo la giacca in jeans, ha messo anche i CRT dietro, cioè ha seguito perfettamente tutto. Per il momento generare Conflux su Forge è sicuramente la strada migliore, anche se, come sapete, è poco personalizzabile. Certo, potete fare l'image to image, potete fare l'inpaint, tutte queste cose rimangono anche con Flux, ma la personalizzazione di ConfUI è molto ma molto più avanzata e vi permette di fare cose un pochettino più complicate. Però per iniziare o per utilizzare Flux in modo semplice, questa è sicuramente al momento la via migliore. Se invece avete deciso di usare i modelli separati, dovrete anche scaricare un altro tipo di modello, che è sempre Flux 1 Dev FP8, ma che non include né il VI né il text encoder. Andiamo sempre su Hugging Face e da questa pagina decidete se scaricare il Dev o lo Schnell. Questo modello pesa molto meno perché non ha incluse le cose che ho appena elencato. Io per separarli li ho chiamati in questo modo, cioè Dev e Dev col clip e VI. Sono sempre nella stessa cartella, vedete? Questo è quello senza niente e questo è quello completo. In questo caso però devo caricare sia il VI che il text encode. Se faccio il menu a tendina mi vedrà gli elementi che ho scaricato prima e dove vi ho detto di metterli, cioè il VI, che è questo qui, il clip L e il T5, che io ho messo in modalità FP16, ma che in questo modo potete scegliere se usare l'FP8 per andare più veloce. Il resto genera al medesimo modo. Tutto quello che abbiamo visto prima è adattabile e potete seguire esattamente quello che ho detto prima nel medesimo modo. È solo una scelta se usare un modello che comprende tutto o separare VI, clip e T5. Questo può tornare utile se qui potete usare il modello originale FP16 che abbiamo visto prima, o se magari escono dei modelli custom che non includono questi tre elementi, ma che potete aggiungere voi separatamente. È leggermente cambiata Forge per via del fatto che il suo creatore, che non mi ricordo mai come si chiama, che ha un nome complicatissimo da pronunciare, aveva deciso di orientarla più agli sviluppatori piuttosto che agli utenti normali. Sembra quasi che abbia cambiato idea con l'uscita di Flux, però ripeto, se utilizzavate Forge non aggiornato con tante estensioni, non aggiornatela, fate un'altra cartella e quella la utilizzate per Flux. Magari poi aggiornando funziona comunque tutto, però nel dubbio, prima che poi dovete tornare indietro, rifare tutto, è sempre molto fastidioso dover rifare tutto da capo, anche se non è così complesso, però è tempo che si perde, ma vedete un po' voi come volete intraprendere questa strada verso Flux. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete queste velocità così incredibili e se vedete differenze con ConfUI. Io spero che verranno portate tutte e due allo stesso livello. In realtà già lo sono, perché anche ConfUI è stata sistemata e ha generazioni simili, ma io non ho la stessa linearità come con Forge. Mi capita di generare diverse volte con ConfUI e passare da 2 minuti a 8 minuti senza un reale motivo. È vero che purtroppo Forge non permette di aggiungere tante cose in più che ConfUI ha e per le quali è così amata, almeno è amata da chi ama i nodi e ama collegarli. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti e commentatemi se non vi torna qualcosa o per dirmi cosa ne pensate, ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord con i vari canali dove possiamo parlare in modo un po' più ampio di queste cose e condividere anche le creazioni, magari i consigli su Flux o sugli altri modelli. Allora ci vediamo alla prossima guida, ciao! We'll be right back.